da parecchio, anche se a buona forma, era Vanellope Spritz, che potrebbe anche lui trovare il colpo d'ala per la vittoria. Intanto i cavalli sono andati in allineamento e siamo in partenza. Ha sbagliato Ravaneo Spritz, si ritrae Ranger B, sbaglia Ranimed Fans, galoppa anche Rumilda Mader, al comando scatta Roxana Matto, mentre il compagno di colori cerca di scavalcare Refosco Font, che invece vuole mantenere la scia dell'allievo di montagna. Si lotta per le posizioni di incalzo, Roxana arriva in piena spinta, 13-7 al paletto dei 200 iniziali. Ravel Griff naviga di fuori, ha perso qualche posizione ma poi si ripropone, è stato scavalcato dai più veloci, l'allievo di René Legati, che però adesso prova, pur con uno sbandone, a proporsi in avanti. 29-2 la frazione di apertura, Ravaneo segue la leader sulla quale si protende Ravel Griff, che forza i tempi e passa con 42 però notevoli, 43,5 per i 600 di gara. In quarta posizione Resole Matto, cavalli in lunghissima fila indiana, ha preso in mano ma mica tanto, 29 e un pelo per i 800. Adesso sposta di fuori Resole Matto, Ravel Griff prova a controllare al chilometro di gara, che se ne va comunque in 1,15. Resole viene via di scatto, Marco Volpato porta il suo ad affiancare la compagna di colori. Intanto si muove anche Ranger B, che prende la scia di quello al largo, gruppo che si è ricompattato parecchio agli ultimi 400 metri. La frazione è decisamente più lenta, 32, cala nonostante questo rallentamento Roxana Matto, e c'è Ranger B che cerca di scavalcare Resole Matto, ma il comando Ravel Griff per il momento, pur allargando di nuovo, non ammette interferenze. Si riprende a 150 al palo, dove viene Ranger B, si butta di dentro Ravaneo Spritz, ma René Legati non gira nemmeno la frusta in avanti, si limita a controllare la situazione e a vincere di una lunghezza comoda su Refosco Font e Ranger B. 36 la chiusa, 1:16:01 la media del vincitore chilometro, Ravel Griff con René Legati per il training di Paolo Leoni e i colori della scuderia Indal. Vale meno perché ha scurvato le due curve di sinistra molto al largo e vince chiaramente numericamente per la Tris dell'Ippica Nazionale 3:17.